Domenica 29 giugno al fiume Taro a Borgo Taro c'è un raduno di pesca alla trota. Si tratta di una manifestazione non competitiva aperta a tutti i pescasportivi di ogni età. Come vi dicevo, si tiene domenica, l'iscrizione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12 di questo venerdì 27 giugno, accompagnate dal versamento di 25 euro presso il bar Lo Scozzese in località Gotra di Albareto oppure Terra Natura in via Garibaldi a Bedogna. Venerdì vi sarà alle 16.30 l'allestimento del campo di gara, sabato 28 giugno alle 10.30 operazione di ripopolamento con il ritrovo presso il bar Lo Scozzese e poi domenica 29 alle ore 6.15 ritrovo dei concorrenti, poi alle 7 inizio della gara, alle 10.30 terminerà la gara e alle 11.30 si avranno le premiazioni. Essendo il raduno di pesca una manifestazione non agonistica, le premiazioni avranno uno svolgimento sicuramente molto particolare. Ad esempio, ci saranno i premi al pierimpescatore, al più giovane, al più anziano, nonché a quello proveniente da più lontano. Insomma, una giornata per chi ama la pesca davvero all'insegna del divertimento. E ora a Ghiare di Berceto, dove la Proloco di Ghiare ha festeggiato in occasione della tortellata di San Giovanni i suoi 10 anni di attività. Una attività molto fiorente che ha riportato soprattutto in auge questa piccola frazione. Vorrei subito un bel applauso per questi 10 anni della Pro Ghiare, perché la Pro Ghiare festeggia con questa manifestazione 10 anni per tutte le sue attività. Per questo motivo sono stata incaricata di portarvi il saluto e l'augurio del presidente Valentino Del Nevo, che per motivi di salute non può essere presente, anzi mi pare sia fra il pubblico perché non ha potuto resistere al proprio non venire, però non si sentiva di salire a leggere questo augurio. Un augurio speciale a questa associazione importante per il nostro paese, che ci dà delle belle soddisfazioni. Sono passati 10 anni, dalle feste al campo, alle feste in piazza, sempre con il sorriso e una gran voglia di fare. Tanti visi nuovi sono entrati per dare gioia, e con il loro lavoro possiamo dire che siamo Ghiare. E non manco di ringraziare tutto il nostro pubblico che si riunisce sempre ad ogni evento. Oggi non potrò essere presente, ma so che farete del vostro meglio. Con il cuore, la presidente Valentina Del Nevo. Con la tortellata di San Giovanni 2014, la Proloco di Ghiare di Berceto ha festeggiato il 10° anniversario di fondazione. 10 anni di attività con cui questo sodalizio ha contribuito a mantenere viva la frazione, valorizzandone gli eventi e le ricorrenze. Sono molto bravi, organizzati e riescono a coinvolgere gli esercizi commerciali del posto, quindi una festa di paese che non danneggia i locali pubblici e quindi questo è un insegnamento anche per le altre parti del paese. È la sesta volta che vengo come sindaco, mi fa molto piacere essere qua presenti a queste feste non solo per San Giovanni ma anche le prossime che verranno fatte, come sono sempre state fatte tutti gli anni. Devo ringraziare tutti gli organizzatori e tutte le persone presenti perché è sempre una festa che riesce molto bene. La tortellata di San Giovanni ha aperto a Ghiare di Berceto le manifestazioni estive che si articoleranno su diversi altri eventi. Abbiamo in programma la Ghiare Rock più torneo Marco Gandolfi il 19 luglio, poi il 2 agosto festa del pesce. Poi ci sono programmi di altre feste, però li comunicheremo dopo perché non sono ancora definiti i programmi. Oh,
Il 28 giugno a Tarsogno le associazioni di volontariato locale vi invitano alla festa 80 Voglia di Tarsogno, la partita del cuore pro ospedale pediatrico di La Spezia, campo sportivo alle 14.30. Sarà un quadrangolare con la Nazionale Calcio Agenti Immobiliari Valtarese Compiano Real Fieschi. Il parco giochi alle 19.30 e alle 20 nella Tenso struttura ospiterà la Sagra del Cuore, cena dei famosi cuochi di Tarsogno a base di torte, lasagne e carne. Alle 21 a Marcord Galattico con serata danzante in compagnia degli Strix, musica anni 60, 70, 80 e 90. Per prenotazioni per quanto riguarda la cena chiamate lo 0525 89103 oppure lo 0525 89272. E ora parliamo del corpo bandistico di Borgo Taro che ha ottenuto un altro importante riconoscimento, infatti il Conservatorio Boito di Parma ha tenuto il proprio concerto di fine anno e ha chiamato in città diversi ragazzi, parecchi anzi, componenti della nostra banda locale. Sì, volevo sottolineare il fatto che venerdì 23 maggio scorso il Conservatorio Arrigo Boito di Parma ha concluso l'anno scolastico, l'anno accademico, con il tradizionale concerto della Junior Band del Conservatorio presso l'Auditorium del Carmine di Parma. Ecco, la ragione di questa, diciamo così, sottolineatura sta nel fatto che dal Conservatorio di Parma hanno richiamato tantissimi ragazzi giovani della nostra banda ed è un fatto che merita di essere portato in evidenza perché noi siamo comunque, ci teniamo a sottolinearlo, una banda di provincia da cui però un'istituzione come il Conservatorio pesca 7-8 ragazzini molto giovani per integrare l'orchestra del Conservatorio Boito, appunto. È un aspetto che a mio giudizio merita di essere evidenziato e sottolineato e lo faccio volentieri senza correre il rischio di peccare di autoreferenzialità. Meriti miei non ce ne sono, è pochissimo che sono presidente della banda, non ho questo potere di influenzare le capacità degli alunni, è solo il merito appunto di questi giovani ragazzi e dei loro insegnanti che hanno ottenuto e conseguito questo risultato così importante. Io dico solo che la banda di Borgo Taro è un'istituzione che anche per questa ragione, non solo per la sua storia e per la sua tradizione, ma anche per questa ragione formativa così importante, merita di essere preservata e mantenuta negli anni a venire, tutto lì. Domani, mercoledì alle 21 in piazza Clara Centinaro a Bedonia si terrà il saggio finale dei ragazzi della Music School di Paolo Bertoli e dei suoi maestri che attendono numerosi tutta la cittadinanza per ascoltare della buona musica. Il meteo per domani, mercoledì 25 di giugno, precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco che insisteranno per tutta la giornata sul territorio regionale. Dalla serata si avrà una progressiva attenuazione dei fenomeni. Le temperature minime stabili intorno ai 16-18 gradi, in discesa invece le massime che saranno comprese tra 22 e 24 gradi, deboli invece per finire ai 20. I programmi della serata, alle 20.45 Festival, alle 21.30 il documentario Atlas, a seguire il telegiornale e poi alle 22.45 dopo il TG, la terza puntata di La bellezza è un trucco con Susanna Panizzi, make-up artist. Questa sera parleremo del trucco sposa. È tutto, grazie per l'ascolto, a domani.